No, 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 no! Giorgio! Esatto! Ho appena detto la stessa cosa, Elma, sei identico a Cavani col set e quei capelli. Faccio la dub, te la devo fare con solo un braccio perché l'altro non riesco a tirarlo su. Sì, Morata! Sì, Morata! Sì, Morata! Sì, Morata al marito! Sì, Morata al marito! 1-0 per la Juventus, in vantaggio al Maradona di Napoli! Nella partita più... Sì! Alvarito! Alvarito! Avanti noi! Siamo avanti noi in questo momento. Bravo mister, dai Alvaro! Bravo mister, per i 7 minuti. State il dominio del Napoli, ha sbagliato Manolas. Però va benissimo così. Madonna, che brutto errore di Manolas! Che brutto erroraccio di Manolas, incredibile! Incredibile! Tremendo! E Alvarito non sbaglia! Il primo gol in stagione di Alvaro! Nella partita più difficile, nel momento più difficile, e non può essere fuori gioco. Almeno non può essere fuori gioco. Bravo Manolas, grazie. Un bacio, te lo dedico tutto. Dai, dai, arte povera. Ma sì, è perché eravamo troppo in difficoltà, no? Con tutte queste assenze. Allora Napoli ci ha regalato il primo gol. Bravo Rabiot, tutto di là per il Berna? Sì, sì, puntare. Che c'è McKennie che si inserisce. Puntare. Bravo Berna, bravi, bravi. Applaudo con la coscia. Buono. Va bene, ma che palla ha dato Locatelli mentre cadeva qua? Che palla ha dato Locatelli mentre cadeva qua? Ma che palla, ma bravo. Bravo Loca e bravo Berna. Ma che palla di Locatelli. Ma l'avete vista quella palla di Locatelli? Mentre cadeva per terra. Ma quanto è forte Locatelli! Quanto è forte Locatelli! Loca, cresci, miei figli! Guarda Insigne! Szczęsny! Con quella conclusione lì, poi 1-1! Tripolitano! Dopo Szczęsny, che non ha avuto il riflesso giusto! Ancora Szczęsny non perfetto! Per il tappeto vincente, il pareggio del Napoli! Ancora Szczęsny non perfetto! Non sembrava irresistibile, Szczęsny non bene! Ancora Szczęsny non perfetto. Porca vacca. Madonna, sì, vabbè, però non si può continuare così, Szczęsny. Oh. Dai, Szczęsny. Dai, Szczęsny. Cioè, ma veramente? Ma sul serio? Szczęsny poteva fare molto meglio. Anche perché la voleva bloccare e non è riuscito a bloccarla. Voleva bloccarla Szczęsny e non è riuscito a bloccarla. Non riusciamo più a tenere un pallone. Non riusciamo più a tenere il pallone. Dai Rabiot, cosa facciamo? I giochini al limite dell'area, ma davvero? Con... Stiamo lì che facciamo una fatica boia? Facciamo i giochini? Sul serio? Davvero? Siamo in 3 contro 7. Dobbiamo prendere sto fallo, aiutare Morata. È da solo Morata. Ha fatto fin troppo. Dove siamo? Siamo bassi, mentre la palla è alta siamo bassi. Stiamo difendendo mentre attacchiamo. E infatti io non può giocare per pareggiare. Ho capito ragazzi, ma allora dobbiamo provare a vincerla lo stesso. È ovvio che siamo in difficoltà, è ovvio che il Napoli sta giocando, è ovvio che in questo momento sembra che un pareggio possa essere il risultato migliore per la Juve, ma la Juve non può giocare senza pensare di dover vincere questa partita. Cioè non esiste in nessun momento in cui la Juventus al 70esimo a Napoli sull'1-1 non provi a vincere la partita, non ragioni per vincere la partita. Non esiste. Non esiste. Mi dispiace, non esiste. Bisogna fare qualcosa per provare a vincerla. E fine. Poi se non si vincerà è un altro discorso, ma bisogna provare a farlo. Appunto che dobbiamo mettere un attaccante. Mettere un attaccante che tiene sul pallone e alzi il baricentro. Mettere Ken al posto di Kulusevski adesso. Tira! Ma Dio santo, ma chiamateglielo l'uomo! Ma glielo chiamerete l'uomo! Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini. Cioè, Ken gli ha fatto l'assist. Ken gli ha fatto l'assist. Ken gli ha fatto l'assist. Da 0 metri, dopo che Szczęsny aveva toccato e dopo il colpo di testa di Ken, veramente sanguinoso per la difesa della Juve. Sì, si è visto arrivare questo pallone Ken. Ken gli ha fatto l'assist. Ci ha messo distinto la testa, poi sarebbe stato da valutare l'intervento eventuale del più inquadrato Szczęsny. Mentre Koulibaly inquadra la sua curva, è mortale nella foto. E poi per Koulibaly gioca da ragazzi.
in versione Oliviero Toscani, e con i pallini sotto la curva, la disperazione di Allegri. Si è bloccato anche da Zon. Non me lo vuole far rivedere. Forse è meglio così. Mi puoi ripartire da Zon, ti prego, che voglio capire cos'è successo. Ti scongiuro, già è un'agonia così. Cos'è? Qualcuno mi dice cos'è successo, non ho capito. Fammi vedere la partita, porca puttana. Niente, non me lo fa vedere in nessun dispositivo. Si è verificato un problema inaspettato de che... Noi non la passiamo più. Adesso proviamo a risolverla con Bernardeschi con le azioni personali. Giustamente. Questo è il modo di giocare a pallone, no? Bernardeschi che prova a risolverla da solo. Ken deve andare in mezzo, se il centravanti deve fare gol. Mancano 5 secondi, non sappiamo chi la batte. Ma a me sembra di sognare. Mi sembra di sognare. E anche adesso ovviamente non ha proprio questo senso d'urgenza. Va a rinvio lungo anche perché complimenti al Napoli. Addirittura la parte di Chiellini che è rimasto alto. Complimenti al Napoli, fine.